Wow, andiamo avanti. Un altro grafico è questo, si chiama diagramma cartesiano, ha un nome molto difficile, ma se lo vedete lo riconoscete subito. Sì, allora si usa per rappresentare la relazione tra due grandezze. Sì, ad esempio come varia un dato nel tempo, è vero. Diciamo che, adesso lo vedrete, ma è formato sempre dai due assi, no? Quindi un asse orizzontale e un asse verticale che si incontrano in un punto. Dopodiché ogni asse riporta i dati e poi si fanno proprio degli incroci, un po' come abbiamo fatto in fondo con l'istogramma, e solo che in questo caso troviamo all'interno del grafico proprio un punto di incontro e lo segniamo con un puntino. Ok? Unendo poi tutti questi puntini si ottiene una linea spezzata. Allora, questo è un esempio. Qua vi dico, Alberto ha condotto un'indagine sulla temperatura, direi, a febbraio nella sua città, prendendo la temperatura sempre a mezzogiorno e ha fatto questo grafico. Gli è venuto fuori questo grafico qui. Allora, come ha fatto in realtà Alberto? Per prima cosa Alberto ha fatto questo. Alberto si è segnato lunedì, martedì, mercoledì le temperature che ha registrato. Quindi, lunedì a mezzogiorno c'erano 2 gradi, siamo a febbraio. E cosa ha fatto Alberto? Ha creato questo grafico con asse orizzontale e asse verticale. In orizzontale ha messo i giorni, lunedì, martedì, mercoledì. In verticale ha messo dei numeri 0, 1, 2, 3, che rappresentano le temperature. Allora, lunedì lui ha segnato un puntino in corrispondenza dei 2 gradi. Vedete? Lunedì, segnato qui, 2 gradi era qui, lui cosa ha fatto? Proprio unito. Ecco qua. E ha trovato questo punto di incontro e l'ha messo qui e ha fatto un bel puntino. Ok? Stessa cosa martedì. Lui martedì ha misurato una temperatura di 3 gradi. Allora, se questo era martedì e qua 0, 1, 2, 3, 3 gradi erano qui, lui di nuovo ha fatto un bel incrocio. 3 gradi, martedì, e ha messo un altro puntino. E così l'ha fatto per tutte le temperature della settimana. Unendo i puntini, ha poi trovato questa linea spezzata. Ok? Questo è un diagramma cartesiano. Un altro diagramma, sempre sulla temperatura, è questo. Vedete esattamente la stessa cosa. Temperatura a Roma, questa volta in diversi mesi, gennaio, febbraio, marzo. Questo è un pochino più difficile da leggere perché prima Alberto aveva fatto questa bella griglia con i quadretti, forse aveva usato un foglio a quadretti, come quelli dei nostri quaderni. Invece qui non c'è, quindi è un po' più difficile seguire bene bene. Vedete, febbraio, siamo qui. Che dite, quanti gradi sono? 9? Sì, 9 gradi. Ok. Cosa vedete in questo grafico, ad esempio? Che la temperatura media a Roma da gennaio ad agosto è aumentata, giusto? È anche logico perché passiamo dall'inverno all'estate e fa più caldo. Un altro diagramma cartesiano che magari vi è capitato di vedere è questo in ospedale quando viene misurata la febbre. La febbre si misura in gradi, ovviamente, gradi centigradi. In questo diagramma cosa avete? In orizzontale i giorni, questo è il 13 giugno. Poi in particolare questo primo pezzo sarà la temperatura del mattino e questa è la temperatura della sera. 14 giugno, mattino, sera. 15 giugno, mattino, sera. E di qua la temperatura. Ok? Per cui possiamo dire ad esempio il 16 giugno, la temperatura serale, ecco qua, di quanto era? Era qui. E allora cosa possiamo dire? Che corrispondeva ai 39 gradi. Ok?
Diagrammi cartesiani ne trovate, ne troverete tantissimi.